Valerio Lutta di FC Bandoleros. Valerio, una finale sfuggita ai tiri di rigore. Eh sì, come al solito i tiri di rigore sono una lotteria, lo sappiamo tutti, chi fa parte di questo sport lo sa bene. Dispiace perché è stata una bella finale secondo me, due squadre molto preparate, molto organizzate, nonostante comunque non ci alleniamo e non giochiamo mai insieme. Una manifestazione organizzata benissimo, quindi infatti faccio complimenti agli organizzatori e a tutto quanto. Sì, dispiace averla persa così a calcio rigore, avrei preferito vincerla sul campo, però sappiamo tutti che è una lotteria 50-50, un lancio di una moneta, quindi ha detto male a noi oggi, ci dirà bene in un'altra occasione. Siamo qui con Giampiero Pesci di App. Giampiero, con le due parate ai tiri di rigori hai consegnato la vittoria alla tua squadra. Sì, ma comunque la vittoria è venuta sin da prima per la grande prestazione dei ragazzi, non solo la mia. Certo, i tiri di rigore sono sempre una lotteria. A noi fortunatamente ha detto bene e abbiamo vinto, possiamo alzare la coppa. Grandi nomi, ma l'importante era ricordare la memoria di una grandissima persona. Assolutamente sì, io non lo conoscevo personalmente, oggi ho conosciuto Andrea, il figlio. Devo dire che certo è una brutta perdita, un papà, comunque è una famiglia spettacolare, un grande abbraccio a tutta la famiglia Donazzolo. Roberta La Pietra, quinta edizione del Memorial Donazzolo, una manifestazione uscita alla grandissima direi. Sì, diciamo che il livello del torneo è stato abbastanza alto, confermato anche da altre persone che hanno partecipato, sia come organizzatori che come spettatori, quindi sono molto soddisfatta perché è un evento al quale io e Andrea ci teniamo moltissimo. Obiettivo raggiunto direi, ricordare la memoria di Giovanni. Sì, 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 raggiuntissimo, diciamo che è andato anche oltre. Un ringraziamento? Ringraziamento a Roberto Martin e a Andrea, mio figlio, che quest'anno veramente si è speso tantissimo. Sesta edizione l'anno prossimo? Sì, sicuramente sì, perché c'è stata grande soddisfazione e spero che insomma ci sia la stessa adesione di quest'anno. Va bene, non sveliamo. No. Complimenti ancora. Grazie, grazie a voi. Andrea Donazzolo, siamo arrivati alla quinta edizione del Memorial di papà, veramente un grande spettacolo quest'anno. Sì, quest'anno meglio dell'anno scorso, ci siamo riconfermati alla grande, un grandissimo livello tecnico, veramente tanti applausi ai ragazzi, anche per il comportamento, alla fine è uscito un bel Memorial come volevamo noi e vediamo per il prossimo anno. Cosa è importante ricordare appunto la memoria di papà, penso ci siamo riusciti. Soprattutto quello era l'intenzione di creare un evento di questo genere, perché non si è mai perso una mia partita e veramente ci tenevo, e è andato veramente tutto alla grande. L'anno prossimo, la sesta edizione, non sveliamo nulla, ma possiamo dire che si farà? Si farà e ci saranno delle grandi new entry, e possiamo anticiparlo. Vogliamo intraprendere un percorso, cioè un memorial con i piccoli, quindi con i bambini, con i pulcini, gli esordienti. Vedremo che categoria coinvolgere. E ringraziamento a Roberto che mi ha aiutato in tutto questo, a Cristian e Andrea che mi hanno dato delle buone basi per organizzare altri tornei. E continueremo così. Altri ringraziamenti? Soprattutto a mia madre, questo non posso escluderlo mai, e a tutti gli sponsor. Tutti gli sponsor. Vogliamo citarli tutti, Andrea? Quest'anno sono quasi 20, quindi magari adesso per l'emozione non ne ricordo tutti, però in primis la mia famiglia che mi ha veramente aiutato, finanziariamente anche con tutti gli impegni che ho avuto. Non però, è stato facile organizzare un evento di tale portata. Per niente, però comunque il grande livello tecnico ha compensato tutto questo. Andrea, complimenti ancora per questo evento. Grazie mille e alla prossima.